Sono felice che tu stia bene, comandante. L'equipaggio ha bisogno di buone notizie dopo quello che è successo a Jenkins. Jenkins era un membro essenziale di questo equipaggio. In parte mi sento responsabile per quello che è successo. Se Jenkins fosse ancora vivo, io di certo non sarei qui. Sei un ottimo soldato, Williams. Il tuo posto è sulla Normandy. Grazie, comandante. Lo apprezzo molto. La missione è stata piuttosto turbolenta. Ti senti bene? In passato ho già visto morire degli amici. Sono un marine, del resto. Ma vedere la mia unità mentre viene spazzata via... E non ci si abitua mai alla vista di civili trucidati. Ma le cose sarebbero andate ancora peggio senza il vostro intervento. Senza di te non ce l'avremmo mai fatta, Williams. Grazie, comandante. Essere assegnata alla Normandy mi ha messo un po' di agitazione, lo ammetto. Ma è bello sentirsi benvenuti. Credo che qui ti troverai benissimo, Williams. Grazie, comandante. Sì, comandante. Ti serve qualcosa? Perché presti servizio su una nave dell'Alleanza? Mi sono arruolata appena finiti gli studi. La Terra non mi ha mai stimolata, troppo sicura, troppo noiosa. Credevo che le colonie avessero uno stile di vita più avventuroso. Volevo esplorare nuovi sistemi, curare le ferite di giovani soldati dallo sguardo affascinante e l'animo gentile. E purtroppo la Marina non si è rivelata romantica come speravo. Ma l'umanità ha bisogno dell'Alleanza se vogliamo espanderci nella fascia. E l'Alleanza ha sempre bisogno di buoni medici. Quindi sono rimasta in servizio per dare il mio contributo. Hai mai pensato di aver fatto la scelta sbagliata? A volte vorrei aprire un ambulatorio privato sulla Terra. Oppure farmi assumere in uno di quei nuovi centri medici nelle colonie. Ma lavorare nella Marina è qualcosa di speciale. Se mi congedassi, mi sembrerebbe di aver tradito l'Alleanza. Cosa mi sai dire sul capitano Anderson? Ho svolto molte missioni sotto il suo comando. Capisce quando è necessario lasciar correre e quando far schioccare la frusta. E l'equipaggio sa che è un soldato di grandissima esperienza, pronto a fare qualsiasi sacrificio per i suoi uomini. Conosci bene il tenente? Prima di questa missione non avevo mai lavorato con lui, ma il suo stato di servizio è impressionante. È stato decorato molte volte. Però è un tipo che resta sempre sulle sue. Forse a causa delle emicranie. Non è facile essere un L2. Cosa vuol dire precisamente? Beh, al giorno d'oggi quasi tutti i biotici usano impianti L3. Ma il tenente Alenko possiede ancora la vecchia configurazione L2. Talvolta sorgono complicazioni. Che genere di complicazioni? Gravi menomazioni mentali, pazzie, disturbi fisici di vario tipo. L'elenco degli effetti collaterali è chilometrico. Kaidan ha solo delle emicranie e può considerarsi fortunato. Devo andare. Arrivederci, comandante. Ehi, comandante. Sta cercando dei rifornimenti extra prima di entrare in azione? Cos'hai in vendita? Un po' di tutto. Corazze, armi, mod. Non è equipaggiamento standard dell'Alleanza e forse questo è solo un bene. Beh, sempre se si è disposti a pagare. Perché dovrei pagarti per usare il mio equipaggiamento? Questa merce non proviene dall'Alleanza. Devo procurarmela di tasca mia e non è certo a buon mercato. Ho speso una fortuna solo per ottenere le licenze. Senza di esse non potrai avere la merce. E senza merce da vendere, sarei disoccupato. Cosa sono queste licenze? A cosa ti servono? Le licenze sono vendute dai produttori. Ognuna di esse mi consente di acquistare e rivendere una certa marca di prodotti. Ho già acquistato quelle più comuni, ma dovrei comprare molto se vuoi che mi procuri altre marche. Le migliori licenze sono difficili da ottenere, ma ti assicuro che valgono tutti i soldi spesi. Cosa offrono i diversi produttori? Ah, ce ne sono così tanti che non li conosco nemmeno tutti. Ma a ogni licenza sono associati prodotti ben precisi. Quanto spesso riceverai nuovi oggetti? Beh, dipende da quante licenze si acquistano. In ogni caso, però, cambierò i prodotti in vendita con una certa frequenza. E ogni volta che atterreremo su un pianeta con uno spazio porto abbastanza grande, cercherò di acquistare, vendere e scambiare tutto il possibile. Torna spesso a trovarmi. I miei prodotti vanno e vengono. In genere solo quelli più comuni sono sempre disponibili. Ora non ho tempo, grazie. Nessun problema. Torna quando vuoi.